Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di comunicazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo subito con i dati della pandemia Covid. Ad oggi i positivi sono 37 e i contatti di caso 25. Come potete vedere non c'è un netto calo né un grosso aumento, però vista la situazione nazionale e regionale, quello che io invito a fare tutti è di avere un po' di prudenza e di stare attenti. Quindi anche quando andrò ad annunciare poi gli eventi della settimana che ci saranno per via del Natale, il mio consiglio è di evitare assembramenti e di indossare sempre la mascherina. Per quanto riguarda i cantieri, anche questa settimana ci saranno dei disagi. Vi chiedo di portare un po' di pazienza e spero anch'io che nel minor tempo possibile tutte le opere saranno concluse e le strade saranno riaperte normalmente. Lunedì sera, dopo il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale si è riunita e ha approvato il progetto definitivo del campo sportivo Galfra con il suo ampliamento. È un'opera che andava per forza fatta, e questo perché? Perché l'appalto era già stato fatto e non si poteva rischiare un contenzioso con la ditta. L'amministrazione attuale non ha messo nessun euro in più riguardo del progetto, ma ha cercato di tenere tutti i costi già previsti per completare le opere. Cosa si farà? Si farà un campo in sintetico a 9, si taglieranno 4 alberi contro i 13 previsti, si costruirà una rete per poter permettere ai genitori di stare all'interno e poter assistere agli allenamenti e alle partite di calcio che avverranno su quel campo, e si creerà un passaggio che parte da via Matteotti e che collegherà direttamente il campo sportivo. Quindi potete vedere in video l'immagine del progetto. E questo è quello che sarà. Abbiamo cercato di fare il possibile per tutelare il Parco delle Rimembranze, che come è stato detto in Consiglio Comunale approvando una mozione verrà catalogato e intitolato per valorizzare ulteriormente quell'area. Sul sito del Comune potete trovare nella sezione notizie la School Card e il bonus bebè. La School Card è un aiuto alle famiglie per l'acquisto di beni per la scuola. Trovate anche, sempre nella sezione notizie dedicate alla School Card, tutti i posti dove si può andare ad utilizzare questi buoni. L'amministrazione comunale ha anche riattivato il bonus bebè. Sempre sul sito internet e sempre nella sezione dedicata potete trovare tutti i modi e le possibilità per potervi accedere. Passiamo agli eventi della settimana. È iniziato dicembre e quindi di conseguenza cominciano tutte le manifestazioni e gli eventi dedicati al Natale. Iniziamo da sabato. L'associazione 4 ProCiv, che è l'associazione a sostegno della protezione civile, in piazza Alfredo di Dio invita i bambini per addobbare degli alberi. Ci saranno degli alberelli, dei pinetti di cartone che poi verranno posizionati sotto il porticato di piazza Alfredo di Dio, che saranno a disposizione di tutti per essere abbelliti. Ci sarà della cioccolata, qualcosa da bere e da mangiare per festeggiare e iniziare il periodo natalizio. Martedì 7, invece, il giorno di Sant'Ambrogio, la vigilia dell'Immacolata, sempre in piazza Alfredo di Dio, alle ore 17:30, accendiamo insieme le luci di Natale e l'albero. Anche quello sarà un momento di festa, sarà un momento più raccolto, non ci sarà certo una grandissima festa, ma è l'inizio ufficiale delle illuminazioni di Natale. Al termine del filmato, come titoli di coda, trovate le locandine o la locandina con tutti gli eventi natalizi previsti per il mese di dicembre. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, a chi lo fa un bel ponte, un buon ponte quindi, e alla prossima settimana per il consueto video. Buona giornata a tutti!